Buon pomeriggio e benvenuti a Prospettive da parte di Matteo Ciofi. Iniziamo dall'udienza generale di ieri, nella quale il pontefice ha precisato che nessuno di noi può vivere senza amore, aggiungendo come sia una brutta schiavitù quella di ritenere che l'amore vada meritato. Ascoltiamo un breve estratto della catechesi del Santo Padre. E come si fa sentire alla persona che uno le ama? Bisogna anzitutto abbracciarla, farle sentire che è desiderata, che è importante e smetterà di essere triste. Amore chiama amore in modo più forte di quanto l'odio chiami la morte. Gesù non è morto e risorto per se stesso, ma per noi, perché i nostri peccati siano perdonati. È il linguaggio più comune delle mafie, un processo di morte che spezza la coesistenza fra le persone, favorisce il crimine e in definitiva distrugge chi ne è fautore. Secondo Papa Francesco, tutto questo è la corruzione ed il pontefice ne ha parlato nella prefazione al libro Intervista del cardinale Peter Turkson, curato da Vittorio Alberti ed intitolato Corrosione. È proprio sulla corruzione che si concentra oggi in Vaticano il dibattito internazionale organizzato dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale in collaborazione con la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Martedì 13 giugno a Padova si è celebrata la tradizionale messa seguita dalla processione per Sant'Antonio. Ascoltiamo le parole dell'arcivescovo Giovanni Tonucci, da 3 anni vescovo delegato della città veneta. Ma vedete, abbiamo vissuto insieme questa esperienza, un cammino fatto insieme, non è stata una passeggiata, è stato un pellegrinaggio e siamo stati accompagnati dalla presenza di Antonio che ci ha portati ad abbracciare questa città e ha portato il suo messaggio e la sua testimonianza. Abbiamo ascoltato tante parole, tanti esempi, tanti modelli di santità che lui ha vissuto e di cui ci ha dato l'esempio. E allora io vi faccio una proposta, qui siamo in tanti, perché non cerchiamo, ognuno di noi, di cogliere uno di questi elementi di santità che Antonio ha vissuto e cerchiamo di farli nostri? Per quanto tempo? Ma io direi per oggi intanto, alcune ore di santità. Magari poi la rinnoviamo domani, in modo che la festa del Santo abbia un senso per la nostra conversione e per la conversione di questo mondo nel quale viviamo. Vedete, se ciascuno di noi qui riesce a fare quel passo in avanti, che vuol dire un gesto di conversione, il mondo non sarà più la stessa cosa di prima. E allora facciamolo, facciamo in modo che io diventi migliore, che questa città diventi migliore e il mondo diventerà migliore. Sarà un bel lavoro, un bel modo di dire che veramente siamo figli e fratelli di Antonio, il santo di Padova, il santo che il mondo ama. È salito a 17 il numero delle vittime dell'incendio della Grenfell Tower di Londra, mentre in ospedale sono ancora ricoverati 37 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Le autorità britanniche hanno dichiarato che al momento l'incendio non è riconducibile a una matrice di stampo terroristico. Si teme invece per la sorte di decine di dispersi, poiché le operazioni di ricerca potrebbero durare ancora alcune settimane. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di domani alle ore 4:30 con una nuova puntata di Pagine Vaticane. È tutto anche per oggi, grazie per la vostra cortese attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi ed appuntamento a martedì prossimo.